Buongiorno, benvenuti. Io sono Chiara dell'agenzia immobiliare Frontini di Cislago e oggi ci troviamo a Lonate Ceppino per vedere questo appartamento in vendita al primo piano all'interno di questo piccolo contesto cortilizio e siamo in una zona centrale al paese. E come vedete questo è l'ingresso per la casa. Qui c'è una porzione di balcone che, essendo finale, non c'è il passaggio di nessun altro, per cui insomma si può utilizzare anche per metterci magari fuori delle sedie per prendere il sole, visto che il pomeriggio qui abbiamo una buona esposizione al sole. Abbiamo anche la tenda qualora dovesse fare troppo caldo, e si può anche estendere da questo lato e asciuga sicuramente tutto. Per il parcheggio non c'è un posto auto privato, eventualmente se c'è spazio si può portare dentro la macchina, oppure si può lasciare in un parcheggio che è circa qualche minuto a piedi da qui, dove non c'è neanche il disco orario e c'è una buona disponibilità di parcheggio. Entriamo quindi a vedere la casa. Come vedete c'è tanto sole, perché questo è l'orario migliore da questo lato della casa. Entriamo nell'ingresso e poi subito nella cucina abitabile, direi molto, molto spaziosa, dove ci sta anche, volendo, un bel tavolo più grande, ecco, per mangiare in tanti amici o familiari. Abbiamo il climatizzatore qui e anche nella camera da letto. Un climatizzatore Isenso, per cui un'ottima marca, e proseguiamo invece a vedere quello che è il soggiorno. Qui troviamo la caldaia, perché l'appartamento è un termo autonomo e non ci sono spese di condominio, ovviamente le utenze sono tutte autonome, ad eccezione solo della pulizia della fossa biologica una volta all'anno. Questo è il soggiorno. Qui abbiamo una colonna che è stata integrata in un mobile con mensole, che eventualmente si può tenere oppure, se non dovesse piacere, togliere, ovviamente. E da questa parte abbiamo uno studio. Questo è uno studio perché la metratura è un po' più piccola rispetto a quella che può essere una camera, una cameretta, però c'è la finestra, comunque lo spazio per un letto, magari mettendo un mobile meno ingombrante, c'è, e eventualmente si potrebbe spostare la parete per ampliare questo locale, trasformarlo in una vera e propria camera, riducendo un pochino il soggiorno, che comunque rimane molto, molto spazioso adesso. Andiamo a vedere invece l'altra camera matrimoniale. Questa è la camera matrimoniale e c'è lo spazio per mettere un letto doppio in larghezza, comunque per passare davanti all'armadio. Poi chiaramente se uno vuole fare una disposizione diversa lo può fare a livello di armadiatura. Ricordiamo che qua c'è l'aria condizionata anche in questa stanza, e su questo serramento in cucina abbiamo anche la zanzariera. I serramenti sono in doppio vetro in legno. E vediamo infine il bagno. Qui abbiamo il bagno, che è abbastanza grande. Qui ci sta, volendo, anche togliendo il lavabo, si può mettere un mobile bello grande per i cosmetici e il resto. E qui abbiamo come illuminazione e reazione un Velux che si può aprire su di sopra. La doccia è bella grande perché è una doccia doppia come lunghezza, e poi abbiamo chiaramente i sanitari, oltre allo spazio da questa parte per metterci la lavatrice. Questo era il tour dell'appartamento. Abbiamo inoltre un ripostiglio a piano terra, che è un sottoscala, comunque comodo per poter mettere magari una bicicletta o qualcosa che ha bisogno di tenere da parte. E se volete invece vedere la casa dal vivo, non vi resta che chiamarci. Grazie.